Nel Vangelo di oggi, preso da Marco, al capitolo 3, dal versetto 1 e seguenti, leggiamo: «E guardandoli tutti intorno con indignazione, rattristato per la durezza dei loro cuori, disse all'uomo: "Tendi la mano", egli la tese e la sua mano fu guarita». I dottori della legge rimproveravano Gesù perché guariva di sabato. Gesù entrò in una sinagoga, c'era un uomo che aveva la mano inaridita e lo osservavano per vedere se lo guariva in giorno di sabato per accusarlo. Gesù si accorge di tutti quegli occhi puntati su di lui e fa qualcosa di imprevedibile, mette al centro la sofferenza di quell'uomo. Poi domandò loro: «È permesso in giorno di sabato fare del bene o fare del male, salvare una persona o ucciderla?» Ma quelli tacevano. La domanda è semplice: che cos'è più importante, il sabato o il dramma di una persona? La cosa più importante è quell'uomo, eppure non di rado noi perdiamo di vista il volto di chi ci sta accanto per difendere questioni di principio. Allora Gesù, guardateli tutti intorno con indignazione, rattristato per la durezza del loro cuore, disse all'uomo: "Stendi la mano". Egli la stese e la sua mano tornò sana. Curando il disabile, Gesù mostra che lui non è d'accordo con il sistema che mette la legge al di sopra della vita. Gesù ci chiede cosa dobbiamo fare in giorno di sabato. Non basta sapere ciò che dobbiamo evitare, è necessario sapere quali sono le opere che dobbiamo fare. È bene evitare il male, è male evitare il bene, ha detto Papa Francesco ai giovani il 12 agosto del 2018. Oggi chiediamo la grazia di essere attivi protagonisti di quella storia di carità che manifesta la dignità di ogni uomo creato ad immagine di Dio, ponendo l'uomo al centro della nostra attenzione. A tutti auguro una buona e serena giornata nella pace del Signore.